Ciao. Questi magnifici risultati che stanno ottenendo i vaccini dalla fine del 2020, quindi com'era il vaccino? Il vaccino ti immunizza, ma dopo che sono arrivati i contagi, quindi persone vaccinate e contagiate, non ti immunizza, però non ti fa ammalare in maniera grave. Buongiorno, stamattina dormienti, vedo molto lenti, capisco che magari molti di voi stanotte saranno stati in giro a portare regali, ci sono befane che ci seguono, è bello però portare regali, e quindi ora saranno stanchi, anzi stanche, una giornata oggi che si conclude la fase delle festività natalizie, il giorno dell'Epifania, che si manifesti magari per tutti qualcosa di bello e di positivo, che buon Dio ci accompagni in questo percorso del 2022. Ieri ho seguito fino a tardi l'evoluzione della riunione del Consiglio dei Ministri, modifiche, discussioni varie, e abbiamo visto che anche in retroscena di queste non decisioni sulla situazione pandemica, e obiettivamente sono un po' indignato. Perché sentire quindi dai telegiornali che l'obbligo vaccinale viene previsto per gli over 50, perché sarebbe un compromesso politico proposto dal Premier in relazione a la posizione del PD, di Forza Italia, mi pare che diceva, di LeU e di Italia Viva, di introdurre l'obbligo vaccinale generalizzato. Di questi, da un lato.
dall'altro invece la netta opposizione della Lega e di Fratelli d'Italia anche per l'introduzione del Super Green Pass per i servizi essenziali. Quindi due estremi, due opposti che non si riescono a conciliare. E questo lo voglio dire chiaramente. Quando c'è in ballo la pelle della gente, la salute della gente, non ci possono essere compromessi. Su questi principi non c'è trattativa. Si prendono le decisioni che si devono prendere. Questo è il tema. Ecco perché sono indignato. Non si tratta, non si fa il compromesso sulla salute della gente. Cosa vuol dire l'obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni? Le statistiche veramente non dicono che questa Omicron non circola tra i giovani. Anzi, ci siamo posti il tema delle scuole esattamente per questo motivo. Abbiamo detto e sosteniamo giustamente che in questo clima le scuole non vanno aperte, va sospeso tutto per 15-20 giorni e noi che facciamo? Guardate il paradosso, obbligo vaccinale per gli over 50, scuola aperta. Scuola aperta. È logico che poi ti indigni. Ti indigni anche quando vedi certi asini volanti che aizzano, che strumentalizzano sempre in tema di salute. E guardate, così, tanto per far vedere il tratto di che cosa parliamo, così vi faccio vedere qualche piccola cosa, sarei indeciso, guardate, guardate, siccome ci sono dei minorenni allora li copro, però rendetevi conto di chi fa strumentalizzazione. Sì, contro i comunisti, contro gli asini volanti, tutte queste robe qui, e poi a un certo punto ha detto, sai che scene vogliamo, e quindi giustamente lanciano tutti, tutti a battere le mani, 5.000 persone a battere le mani, sì, sindaco, chiudila, chiudila, sindaco, chiudila. La realtà però è che fondamentalmente lui non può chiudere le scuole, non può mandare le scuole in DAD, perché la legge parla chiaro, lo può fare soltanto quando si arriverà in zona rossa e arancione. E quindi, come dire, anche questa sera utilizza la scuola, secondo me, se può sapere la mia idea, volete sapere la mia idea, utilizza la scuola soltanto come un trampolino di campagna elettorale, perché è facile dire ai ragazzi che facciamo, le chiudiamo le scuole, dai forza ragazzi, io pure sto a scuola, quindi so che significa. Vedete quanto è vomitevole? Cioè, questo è Alessandro Russo, consigliere comunale che non ha mai fatto un dibattito in consiglio comunale, consigliere comunale che non ha mai letto una carta, consigliere comunale che quando ha fatto interventi sono pezzini che gli hanno preparato altri, tant'è vero che quando poi gli facciamo le repliche, cari miei, si confonde e scappa. Consigliere comunale, uno di quelli che ha ovviamente ieri contribuito a mantenere il numero legale in consiglio comunale per evitare di andarsene a casa. C'è uno di quegli asini volanti che realmente senza lo stipendio del comune non saprebbe come campare. Vabbè, ma questo qui, per carità di Dio, siamo solidali. E vedete come alle spalle, perché poi di fronte hanno i leoni da tastiera. Vedete, ieri Russo si è astenuto alla votazione del bilancio consuntivo. Si è astenuto. E allora direi, perché coloro che si sono astenuti, che astenuti per regolamento significa votare contro, perché quelli che si sono astenuti e hanno votato contro non uscivano dall'aula, così veniva meno il numero legale e quindi anche gli 8 voti favorevoli degli asini volanti non sarebbero serviti a nulla? Ma questi, se politicamente, sono gente politicamente vigliacchi, vedete? Gli ipocriti. Ecco, questi sono quella parte di sinistra
E io ho ammirazione per tanti uomini e donne di sinistra. Ma questa è quella parte di sinistra ipocrita. Quella parte di sinistra che non riesce a reggere il confronto. Strumentalizza i ragazzi. Ora, io cosa ho detto ieri? Ho detto che chiudo le scuole. Ho detto che vanno chiuse le scuole e che ho posto la questione al prefetto, la quale domani, giorno 7, ha convocato un tavolo tecnico per esattamente su questa questione, perché riteniamo che la norma che è stata fatta impone, prima di aprire le scuole, lo screening generalizzato. Questo ho detto. Vedete, quando si colgono queste malignità, allora è ovvio che non ti puoi meravigliare dal governo. Non ti puoi meravigliare della strumentalizzazione che fanno le forze politiche in ambito nazionale, se poi qui a casa tua, in questo momento, ti trovi con l'Alessandro Russo di turno, che al di là di insultare, e io questo per carità gliele ricambio, ma al di là di questo, di insultare, di scrivere stronzate, di aizzare alle spalle, ma di costruttivo che ha mai fatto? Cosa ha mai fatto? Lui e la gran parte dei consiglieri. E qua c'è la dimostrazione. Ieri, per la votazione del bilancio consultivo, si è astenuto. Tutti quelli che si sono astenuti, cioè su 15 presenti, tra voti contrari e astenuti, sono stati 7. E allora questi 7, che politicamente sono vigliacchi, piuttosto che votare contro o astenersi, perché non uscivano dall'aula? Cioè, se io non voglio che un documento passi, quindi sono disposto a votare contro, faccio anche un'azione che, per evitare che passi, appunto la metto in atto. E lì l'azione chiara e più concreta qual era, secondo voi? Uscire dall'aula e far saltare il numero legale. Però ovviamente questo avrebbe causato la loro dipartita. Ma comunque, ormai, cosa chiusa anche questa, ribadendo che se ritarderemo per 6 mesi, per 1 anno, la spesa di queste risorse, quando già, pure prossima settimana, avendo già il progetto cantierabile e le risorse appunto dell'avanzo d'amministrazione, avremmo potuto appaltare queste opere. Pazienza, ormai sono le ultime danze di questi asini volanti, il resto si sta per finire. Rispetto anche a questa situazione, Clementina. Ciao Clem. Clem, ciao. Apri la porta. Apri. E apri, dai. Apriamo. Daniele. C'è pure Daniele. Andiamo. Mamma. Caffè? Ecco qua. Oh, yeah. Caffè? C'è lui? Allora, scusatemi. Vabbè, ora i gatti gli do da mangiare io. Quindi nel frattempo succede tutto questo e ci meraviglia. Ma comunque, noi su questo fronte siamo stati chiari e siamo chiari. Io il tentativo lo devo fare. Hai ragione, Laura, cara Laura Campanella. Ho la sede incollata sotto al culo. Sì, esattamente di questo si tratta. E si strumentalizzano gli studenti. E voglio ricordare al buon Russo e ai suoi soldati per fare campagna elettorale, ne ho agli ossa. Però siccome lui è uno di quegli asini volanti che non ha mai letto ciò che abbiamo fatto, perché ovviamente per leggere bisogna faticare, ma bisogna anche capire. Quindi non è che è detto che certi asini volanti, se si mettono a leggere, capiscono cosa c'è scritto nelle nostre relazioni. Noi per fare campagna elettorale abbiamo ben altro, grazie al nostro lavoro. Vieni qua, Clementina, vieni qua, Dani,
E niente. Quindi gli argomenti non mancano. Io ho solo detto la mia, sto vedendo di metterli in campo. Domani vedremo di saperne qualche cosa. Dani, io vi faccio salutare Daniele qua. Guardate che bellino Daniele. Ci saluta, dai. Dani. Buona giornata.